Bentornati al Fisbio Show, puntata extra dedicata a Topolino Fuori Serie, il numero 7, che vede il ritorno di PK con la danza del ragno d'oro ad opera di Alessandro Sisti. Numero che si presenta con questa copertina realizzata da Paolo Mottura con il colore di Paolo Mottura e Max Monteduro. Paolo Mottura, che troveremo anche i disegni della storia, quindi fa il suo esordio all'interno di questa nuova run PK proprio su questa testata parallela settimanale. Parto subito precisando che questa storia non ha nulla a che vedere con le precedenti viste sempre su questa testata. Questo perché, come andremo poi a vedere all'interno della storia, i pochi riferimenti che saranno presenti sono relativi a quello che abbiamo visto anni fa su PKNE, PK New Era. Ma ci saranno tanti riferimenti al passato di PKNA. Ed era proprio questo l'obiettivo di Alessandro Sisti nel momento in cui è subentrato proprio in questa nuova fase PK, ripartendo da un anno zero. Quindi siamo di fronte ad una sorta di storia autoconclusiva, un po' come si assaporava ai tempi di PKNA. Questa è anche una sorta di forzatura dovuta alla trimestralità che ha questa testata, permettendo così al lettore di non dover ripartire impreparato con il numero successivo, perché, come abbiamo visto nella precedente run, a distanza di 3 mesi e a volte anche di più, era complicato riprendere il filo della storia dopo così tanto tempo, quindi la lettura non ne giovava affatto. Questa scelta risulta azzeccata in primis perché riprende i fasti di PKNA. Erano diverse le storie autoconclusive che trovavamo nei volumi di volta in volta, mantenendo comunque la trama principale, seppur trattata parzialmente o marginalmente in determinate occasioni. Così come il finale di questa storia lascia aperte molte vie, lascia aperti diversi spiragli per il futuro. Questo perché, ovviamente, Alessandro Sisti sta iniziando a tessere la propria tela e diverse anticipazioni le aveva lasciate proprio nelle svariate live che l'hanno visto protagonista proprio sul mio canale all'interno del Fisbio Show Live. Poi troverete tutti i riferimenti qui in descrizione. In primis riprendere il filone di Xadum che rivediamo a sorpresa in questa storia, presentata così de botto senza senso all'improvviso a bordo di un caccia evroniano. Le sorprese non finiranno qui. Questa prima storia mi ha ricordato in parte anche il numero zero di Evroniani, quando la Dagler Tau è la terra di conquiste, sfitta in tutti i piani, si ripopola di nuovi inquilini, di nuove facce, per fortuna senza andare ad interferire in quel che si trova nel 151° piano. E saranno proprio questi nuovi inquilini a dar qualche gatta da pelare al nostro picappero. E faremo proprio la conoscenza di due personaggi che si riveleranno fondamentali, sia in questo episodio, ma anche per il futuro della serie. L'affascinante visionaria Dunja Voida, una specie di Ever Dackler al femminile, così come cita testualmente Paperino, a capo di una grossa impresa, la Reboot, con cui la fondazione di Dackler collaborava. Disegnata in modo affascinante, intrigante, da segnalare la completa assenza di Lila Lei all'interno di questa prima storia. E ciò fa pensare. Ma non sarà l'unico personaggio femminile presente all'interno della storia. E come ci ha abituato il buon Sisti, con i suoi viaggi, trame, spazio, temporali, quello che andremo a vivere all'interno di questa prima storia è una sorta di viaggio nella realtà alterata, modificata, il tutto dovuto a questa danza del ragno d'oro che altera proprio la realtà degli abitanti di Paperopoli, a tal punto da trasformare Xadum in pura energia. Come dicevo all'inizio, ci sono anche delle citazioni, dei riferimenti a PKNA. Uno su tutti, una citazione a Stella Cadente, titolo dell'album numero 17, realizzato proprio da Alessandro Sisti con i disegni di Paolo Mottura. Se ci fate caso, a pagina 13, nella vignetta in cui Paperino
parla con uno riferendosi a Xadum, ma è già successo che Occhibelli desse i numeri. Il tutto perché Xadum non è completamente in sé, è pensierosa, nervosa, instabile. E qui Alessandro Sisti decide di osare. Vuole dare un forte segnale a tutta la trama di PK, facendo esporre Xadum ai paperopolesi, mostrarsi alla popolazione di Paperopoli. Raccontare chi è veramente. Una scelta che scopriremo solamente più avanti se pagherà o meno. E per quanto mi riguarda, è uno dei segnali più forti visti all'interno di questo, chiamiamolo anche primo episodio. Un episodio pilota che getta le basi per un futuro chissà se più roseo o addirittura più proficuo per il Picappero. La storia verte su una trama completamente lineare. Questo permette sia al lettore che si appresta per la prima volta a leggere una storia con PK, ma anche al lettore fedele, al Pickers, che è ben abituato a questa tipologia di storia, dandogli la possibilità di affezionarsi, fidelizzarsi, prendere mano con i nuovi personaggi, le nuove ambientazioni che si presentano con questo nuovo inizio. Ma fino a questo momento ho parlato solamente della storia in sé, della sceneggiatura, della trama, di tutto ciò che Alessandro Sisti ha voluto portare con questa storia. Colori che ahimè non sono di Andrea Stracchi, colorista delle ultime storie di PK viste proprio su Topolino Fuoriserie. Non so dirvi di chi siano opera, ma la differenza è abissale, colossale. La colorazione classica, standard, di una semplice storia che vediamo su Topolino o su qualsiasi altro mensile Disney. E questo ne risente parecchio, perché ci sono anche diversi errori di colorazione, e ciò dimostra anche in parte magari la poca conoscenza di che cosa si sta andando a colorare. E se in precedenza la colorazione di Stracchi andava a dare una marcia in più alla storia, ad aiutare i disegni, in questo caso invece tende a renderli meno appetitosi, meno invitanti, meno picappici. E noi Pickers lo sappiamo benissimo che la colorazione ai tempi di PKNA e PK2 era una cosa rivoluzionaria che rendeva unico nel suo genere questo tipo di fumetto. E proprio per questo ci sono rimasto un po' male nel vedere così passare da una tipologia di colorazione molto futuristica, molto digitale, e tornare nuovamente a qualcosa di standard. Questo anche perché, come andremo poi a vedere nel dettaglio, anche i disegni ne hanno risentito. E non ho dimenticato assolutamente il lavoro di Paolo Mottura. Mottura che secondo me paga il fatto di non aver disegnato per parecchio tempo delle storie con PK, con la mano leggermente arrugginita. Ma se stiamo a guardare tutti gli sfondi, la skyline di Paperopoli, il profilo della Dacher Tower, lo sfondo con il deposito, la baia di Paperopoli, tutto super dettagliato come se fosse un affresco fatto in 448 dalle mani maestrose di Paolo Mottura, dove a peccato è proprio sui personaggi. Il fascino, la bellezza contrastante di Xadum ci nota che il tutto è stato confezionato molto frettolosamente. Come ben sappiamo, i tempi di realizzazione di queste storie sono molto ma molto ristretti, e questo ne ha risentito parecchio poi nel lavoro finale di Mottura. Molte vignette sono state disegnate frettolosamente e questo ha provocato diversi errori, diverse sviste. In primis il costume di PK che non è perfettamente coerente, ma anche determinate vignette che sono poco curate. Insomma, abbiamo visto prove migliori di Paolo Mottura, soprattutto in PKNA. Ciò non toglie che la pulizia e la classicità dello stile, ripeto, tipico delle storie di PKNA, consentono al lettore di avere tra le mani qualcosa di familiare. E non è poco, assolutamente non è poco. E seppur non lo si vede in nessuna pagina di questa prima storia, il buon Everett Duckler veglia su di noi, perché a quanto pare c'è di mezzo anche lui in questo affare. Sono molto interessanti le new entry
introdotte dal buon Alessandro Sisti, a partire dalla visionaria Dunia, personaggio intrigante che ha un buon potenziale. Purtroppo, come già si sapeva, la pecca più grande di questa testata è l'assenza completa, totale di materiale extra, di articoli, interviste, bozzetti. Non c'è nulla, neanche una sorta di introduzione alla lettura. Questo lo rende molto povero, soprattutto se presentato in un formato cartonato, dove il lettore, che punta anche al lato collezionistico, si potrebbe aspettare almeno qualche contenuto extra. Mi riferisco soprattutto a noi pickers abituati, ben abituati ai tempi di PKNA, che in un singolo albo spillato trovavano di tutto e di più al suo interno, oltre che alla storia principale. Ed è un peccato, perché questi nuovi personaggi meriterebbero una sorta di approfondimento, soprattutto in previsione della seconda storia che andremo a leggere poi ad agosto, dal titolo Make Make. Questa anticipazione ci fa ben sperare, perché sembra esserci un nuovo progetto con delle fondamenta solide, con il condottiero di 25 anni fa, Alessandro Sisti, la persona che conosce meglio di chiunque altro il personaggio di PK, l'universo di PK, e questo è molto importante. E poi la palla sta a noi lettori, giudicare, valutare se dare fiducia e seguire questo ennesimo progetto di rilancio, con la speranza che il tutto duri più a lungo possibile. Ebbene, cari amici, io mi fermo qui, non sto a raccontarvi vita, morte e miracoli di questa prima storia. Leggetela se avete la possibilità, se siete dei pickers dategli fiducia, se secondo me non ve ne pentirete. Ovviamente è una sorta di antipasto, non si può subito andare al sodo, ma il tutto fa ben sperare per il futuro. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e commentate qua sotto. Vi attendo numerosi, pronti a scatenarvi in analisi, come tutti i pickers di vecchia data sanno fare. E se non l'avete ancora fatto, continuate ad iscrivervi, perché presto riprenderà anche il progetto PK, che si è fermato per una serie di motivi che potete immaginare, visto quello che è accaduto recentemente, ma riprenderò ad analizzare tutti i numeri singolarmente di PKNA. Per ora veramente, veramente tutto. Noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video, e poi ad agosto con Make Make!